Iniziamo immediatamente con entrare subito nella storia di Fatima nel 1915, non inizia nel 1917 ma inizia nel 1915, quando misteriosamente Lucia, che va a tenere le pecore, a fare la pastorella per la sua famiglia, parliamo solo di Lucia all'inizio, con l'età di 8 anni, era stata messa al pascolo. Brevissimamente, i tre veggenti, i tre bambini, Giacinta e Francesco, erano fratelli ed è una famiglia numerosa. Francesco era l'ottavo, Giacinta la nona, quindi una famiglia numerosa. Francesco aveva un carattere mite, amabile, buono, remissivo, non si imponeva, era bravo a suonare il piffero, un contemplativo, suonava il flauto, ma al tempo stesso era anche abbastanza forte, andava dietro i serpenti quando venivano a scocciare le pecore, e un bambino che comunque aveva ricevuto dalla famiglia un'educazione severa, come era al tempo, forte, molto cristiana, ma piuttosto severa. Comunque un temperamento contemplativo, lo vedevano che si fermava a guardare l'alba e il tramonto, ecco, a guardare il sole che calava, il sole che ascendeva la mattina. Giacinta, un caratterino un pochino più forte del fratello, comunque una bambina che si commuove facilmente, molto, come dire, forte di temperamento, ma anche sensibile. Amava i fiori, la natura, ma amava anche ballare, perché i bambini ballavano in famiglia, era un'usanza, un gioco, diciamo, alla sera. Anche però con qualche difetto, piuttosto ostinata, piuttosto testarda, se si vuole. La cuginetta Lucia, settima di sette bambini, avete presente un'immagine un pochino più goffa da bambina, sembra più un orsacchiotto, anche gli altri i due sono più fini anche come tipo. Lucia aveva il grandissimo dono però di saper tenere gli altri bambini, li faceva giocare. Era la più grandicella, quando c'erano altri bambini in circolazione era capacissima di inventare storie, di inventare canzoni, di tenere il gruppetto dei bambini. Andava d'accordo con tutti, aveva un ottimo buon umore. La mamma era insegnante di catechismo, il padre invece era un miscredente, non andava poco in chiesa. Poi fu anche un po' detto che forse aveva anche un po' il vizio del bere, poi Lucia però successivamente lo difende, dice no, non dicono questo del mio babbo, ma forse una volta o due era un po' esagerato, ma da qui a dire che aveva il vizio del bere, campa cavallo. Però ecco, una famiglia piuttosto, anche questa legata alla tradizione. Diciamo subito che i genitori di Giacinta e Francesco, specialmente il papà, crede immediatamente che sia la Madonna che parla ai suoi bambini. Nella famiglia di Lucia ci saranno delle ostilità che andranno avanti per anni dubitarono, e poi il babbo però morì poi poco dopo, alla mamma, questo fece bene alla causa, perché appunto l'ostilità della mamma poi dopo arrivò alla sua convinzione. Questo per dire i tre bambini, ma detto proprio male, lo vedremo poi in seguito, la crescita e lo sviluppo. Veniamo subito a che cosa successe quando cominciarono a apparire gli angeli. Lucia andava a portare le pecorelle in questi prati, qui era tutto prato, e la giornata era così, andava con i bambini che però dovevano tenere le pecore, quindi erano bambini abituati a lavorare, 7, 8, 10 anni, non è che andassero a giocare. Però le pecore poi una volta le cacce nel prato, stanno lì tranquille, per cui loro organizzavano giochi, di qui l'abilità di Lucia di organizzare giochi, perché dovevano poi passare il tempo, leggere non sapevano leggere, cosa fanno? Giocano come avrebbero fatto a tutti i bambini, comunque lei li organizzava. A mezzogiorno l'Angelus, sentono la campana, tutti i bambini, immaginate i bambini pastori, che a mezzogiorno si dice l'Angelus. Poi c'è la merenda, la mamma gli ha dato la merenda, e poi dicono il rosario, usanza, tradizione, qui non c'è, la Madonna non c'entra ancora, non c'è niente, non esiste, non esiste, cioè non è apparsa, però i bambini usano dire il rosario. Poi riprendono i giochi, al pomeriggio tira su le pecore, alet, 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 che vuol dire a letto,
portano le pecore là dove devono andare e poi la loro giornata è finita, la loro giornata è finita, vanno a letto anche loro, mangiano qualcosa in famiglia, vanno a dormire e la mattina dopo la giornata ricomincia. Nel 1915 Lucia è del 7, quindi ha 8 anni, ha delle apparizioni piuttosto strane, cioè vede di lontano delle figure che non parlano. Lucia poi interrogata dice: mi sembrò di vedere queste figure almeno 3 volte. Non parlano, non dicono nulla, Lucia vede. Ma è interessante che per Lucia sono cose normali. Cioè, va dalla mamma e dice: mi è sembrato di vedere delle figure, dei personaggi lì, ma non si pone il problema di chi siano, di chi non siano, eccetera. L'anno dopo, 1916, si crea il terzetto, perché Lucia questi personaggi li vede con altri bambini pastori, però si crea il terzetto perché i due cuginetti messi alle pecore chiedono ai genitori di andare con Lucia, perché? L'ho appena detto, era bravissima a organizzare i giochi, per cui era la cugina, quindi già si conosceva, e poi era famosa per organizzare i giochi. Allora le mamme si mettono d'accordo e dicono: vabbè, per noi va tutto bene. Quindi si crea questo terzetto, si coagula questo terzetto, i due cuginetti con Lucia. Veniamo alle apparizioni. Nel 1916, ma è impossibile sapere quando, perché i bambini non sapevano assolutamente quando era giugno, quando era luglio, quando era agosto, i giorni non li contavano, non c'erano i calendari, no? Andavano, per cui non si è riusciti a risalire ai tempi. Si presenta una figura, un giovane sui 14 anni, si avvicina a loro e rivolge loro la parola. Sono 3 le apparizioni e questa è la prima delle 3. Rimanemmo sorpresi e attoniti, dice Lucia nei suoi diari. Questo giovane si avvicinò a noi. Era più brillante del cristallo colpito da raggi di sole. Questo giovane dice: non temete, sono l'angelo della pace. Pregate con me. Si inginocchiò fino a terra, curvò la fronte fino al suolo. Trasportati da un senso soprannaturale, noi lo imitammo. 3 bambini, vedendo questo che si prostra al suolo, fanno la stessa cosa. E ripetemmo le parole che sentivamo da lui: mio Dio, ti amo, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. L'angelo ripeté questo per 3 volte, poi si alzò e disse: pregate così, i cuori di Gesù e di Maria accolgono le vostre suppliche. Questi rimasero impressionati, dissero: abbiamo visto un angelo del cielo che insegnò questa preghiera e disse: pregate così, le vostre preghiere sono accolte da Gesù e da Maria. Erano talmente semplici, talmente, come dire, ingenui, si può dire, che una volta apparso in questo modo, la loro vita nei giorni successivi continuò come se niente fosse. Continuarono ad andare a fare le pecore, andare dietro le pecore. Non è che pregassero con questo tipo di preghiera, però ogni tanto si ricordavano che avevano visto questa figura. Nell'estate del 1916, qui si può localizzare nell'estate, l'angelo, lo stesso angelo, appare una seconda volta. Lucia narra: un giorno nell'ora del riposo il celeste messaggero ci apparve all'improvviso. Vedemmo lo stesso angelo vicino a noi e disse: che cosa fate? Già cominciamo ad avere un linguaggio un pochino più... Pregate, pregate molto, i cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo sacrifici e preghiere. Lucia domanda: come ci dobbiamo sacrificare? L'angelo rispose: tutto ciò che potete.
offrite il sacrificio al Signore in atto di riparazione per i peccati con i quali è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Così attirate la pace sopra la nostra patria. Siamo nel 1916, prima guerra mondiale. Attirate la pace, bello, sopra la nostra patria. Io sono il suo angelo custode. Io sono l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze, attenzione, che Dio vi manderà. Su questo ne parleremo, le sofferenze che Dio vi manderà. Quindi c'è il valore dei sacrifici, comincia ad esserci un annuncio chiaro sulla missione. Prima insegna a pregare, oh Dio vi adoro, vi amo, eccetera. Dopo dice adesso dovete fare così, un annuncio della missione, offrire tutti i sacrifici possibili per la conversione dei peccatori. Che cosa fanno allora come gesto? Il primo gesto che fanno, cominciano a prostrarsi per terra. Andavano a pascolare le pecore e come sacrifici, il primo sacrificio che fanno, fanno continui gesti di prostrazione. Abbiamo visto l'angelo fare così. Parliamo di bambini di 6 anni, 7 anni e 9 anni. Avete visto un bimbo di 6 anni? Ben piccolo un bimbo di 6 anni. Beh, sacrifici. La Madonna dice delle cose enormi e questi fanno quello che capiscono, cioè dei gesti di sacrifici. Però sacrifici anche piuttosto importanti. Da allora cominciammo a offrire al Signore, dice Lucia, tutto ciò che ci mortificava, senza affannarci nel cercare chissà quale sacrificio penitenze, eccetto quella di passare ore e ore prostrati per terra, ripetendo la preghiera che ci aveva insegnato l'angelo. Per cui loro vanno là, mettono le pecore e stanno, anziché giocare, stanno prostrati per terra a ripetere per ore la preghiera dell'angelo. Questa è la seconda apparizione. Terza apparizione. Siamo nell'autunno del 1916. Vediamo la terza apparizione. Stavamo recitando il rosario quando ci apparve l'angelo per la terza volta. E qui c'è una sorpresa. L'angelo si presenta con un calice in mano e con un'ostia sospesa sopra il calice, con delle gocce di sangue che cadevano dentro il calice. Una visione molto, molto forte. Calice e ostia sospesa. Lasciando il calice, poi fa una cosa anche più bella ancora, è un'ostia consacrata. Tutti ci sono domandati, chi aveva consacrato quell'ostia? E l'angelo non ha messo, un po' dirla, era andata a prenderla in parrocchia, e lo sapremo quando lo vedremo. Comunque sta di fatto che quella è un'ostia consacrata. Questa è una curiosità. L'angelo molla le mani, lascia le mani, il calice rimane sospeso per aria con l'ostia. Rimane sospeso, lascia le mani e cosa fa? Si prostra per terra 3 volte, si alza e si prostra, si alza e si prostra, ripetendo questa espressione. Santissima, quella prima che è scritta qua. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. E per i meriti, è lunga sta preghiera, 3 volte la dice, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. 3 volte fa questa preghiera. Tra l'altro mia mamma questa la diceva tutti i giorni, questo non lo dico per fare un'apologia della mia mamma, però mia mamma tutte le volte guardava la Madonna se lo appuntava, per cui questa preghiera la diceva, l'aveva scritta nel breviario. Fatto questo per 3 volte si alza e poi cosa fa? Fa la comunione, cioè porge la comunione. Notare
che Lucia aveva 9 anni, aveva già fatto la prima comunione, gli altri due no, non l'avevano ancora fatto. Si rialzò di nuovo, prese il calice e l'ostia, a me, è Lucia che parla, diede l'ostia e mi porse, e ciò che era nel calice lo porse da bere a Giacinta e a Francesco. Cioè a Giacinta e Francesco dà il calice, a Lucia dà l'ostia, dicendo: prendete, bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Orribilmente oltraggiato, accomodatevi, venite, venite, c'è posto, venite, venite. Ascoltate cosa dice quando dà la comunione: prendete e bevete il corpo e il sangue di Cristo. Orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati, riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio. Tenete in mente queste due espressioni: riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio. Si prostrò nuovamente a terra, e dopo che aveva dato la comunione, si prostrò nuovamente a terra e ripeté con noi ancora 3 volte la stessa preghiera: Santissima Trinità, quella scritta qui. Poi disparve, come le prime due apparizioni, la necessità del silenzio si fece sentire imperiosa in tutti e 3. La riparazione è perché il cuore di Gesù è orribilmente oltraggiato. Veniamo al significato di queste apparizioni, secondo me. Perché l'angelo precede la venuta della Madonna? Perché queste 3 apparizioni? Innanzitutto l'angelo ci fa entrare nel mondo di Dio. Con l'apparizione dell'angelo si apre uno scenario nella vita di questi bambini e fa vedere loro che c'è un mondo divino popolato da angeli e da demoni. 13 luglio 1917 vedranno anche l'inferno con i demoni, ma intanto vedono gli angeli, che sono una cosa migliore. È come un ritorno alla prima creazione, perché prima del mondo, prima della terra, fiat lux, prima furono creati gli angeli, non so se lo sapevate. L'uomo si trova con Satana nel giardino sotto forma del serpente, era già stato creato, quindi il maligno, il diavolo, è un angelo, ribelle, ma ci sono gli angeli, ci sono gli angeli giusti e ci sono gli angeli ribelli. Quindi non ci sono solo i demoni. Noi parliamo sovente, o ci capita di parlare, dell'angelo ribelle, la battaglia contro il demonio, il tentatore, ma l'angelo fedele, l'angelo giusto, ne parliamo poco. Lo sapevate voi che c'è l'angelo del Portogallo, che c'è ci sarà allora l'angelo dell'Italia, ci sarà l'angelo dell'Europa, quello a lavorare parecchio, ci sarà l'angelo di Firenze, sì, di Bologna, ma insomma, l'angelo ci fa capire che l'angelo vive in funzione, come dire, ha una missione nei confronti dell'uomo. Noi abbiamo l'angelo custode, ma se c'è l'angelo del Portogallo, Dio gli dà una funzione sul Portogallo, ma ci devo credere su questo fatto. È che non lo so, cioè non lo sapevo fino a quando non ho letto questo libro, io non sapevo che c'era l'angelo del Portogallo. A me personalmente il Portogallo mi interessa poco, lo dico francamente, essendo italiano, mi piace essere italiano, quindi devo dire, ma ci sarà un angelo dell'Italia? Ma lo vogliamo chiamare un po' o non lo vogliamo chiamare? Fa qualcosa o non fa qualcosa? Dice il padre Barsotti che l'angelo, come il demonio, ha come una necessità di vivere per lui. C'è un'espressione, non l'ho citata qua perché è diventata troppo lunga, ma dice: siete mai chiesti come mai ci sono queste tentazioni della carne, adesso parliamo proprio di tentazioni, che vengono istigate dal demonio? Perché, dice il padre Barsotti, è come se il demonio avesse bisogno di un corpo per peccare.
siccome non ce l'ha il corpo, non ce l'ha, non può peccare con la sua ribellione, diciamo, si è già ribellato a Dio e nell'inferno. Ma ha, come dire, per andare ancora contro Dio ha bisogno di un corpo, allora cerca di prendere il tuo. E dice, qui si spiega come mai quando uno è posseduto dal maligno, la prima cosa che fa, pecca col corpo, pecca nella carne, ha una tentazione di una violenza tale che non riesce più a dominare la parte più bassa, più istintiva. Sembra quasi che il demonio ne abbia bisogno. Se questo è vero per il maligno, speriamo che sia vero questo anche per il benigno, cioè colui che è vicino a me, che abbia bisogno del mio corpo, glielo do molto volentieri, in ordine però al servizio della lode di Dio. Quindi la prima cosa è dire, c'è questo mondo di Dio, c'è questa visione che i bambini vedono meglio di noi. E posso raccontarvi un episodio, se non siete troppo stanchi, non è negli appunti ma mi è venuto in mente. Il buon, possiamo fare anche il nome e cognome? Facciamolo, via. La Francesca Ferrari mi raccontò questo episodio. Una volta portò, molti di voi la conoscono, consacrata di Bologna, il suo bimbo primogenito Luca, che adesso è un gigione che fa la maturità, ma allora aveva 2 anni o 3, lo portò a casa della mamma a un pranzo domenicale. Finito il pranzo, la Francesca porta il bambino nella sua stanza quando era ragazza e dice, dormi qua un'oretta, noi stiamo di là e poi ti vengo a svegliare tra un'ora, va bene? Non avere paura, noi siamo di là, dormi, poi ti vengo a chiamare. Passa un'ora, la mamma va a prendere il bambino, ma ha avuto 3 anni, va, diciamo così, e dice, allora hai dormito bene? Dice, sì, sì, io ho dormito bene, quella bambina là mi ha detto di non avere paura. La mamma guarda, quale bambina? Sulla parete c'era una fotografia sua, della mamma, da ragazza. Allora si avvicina e dice, questa bambina? No, no, quell'altra. Quell'altra c'era una statua della Madonna. E dice, questa bambina? Sì. Lei ti ha detto di non aver paura? Sì. Dopo 20 giorni, 25 giorni, la Francesca viene a San Sergio, mi racconta l'episodio e mi dice, ma cosa devo pensare? Che mio figlio ha visto la Madonna? Io le ho detto, sì, certo, certo. Non se l'è mica sognato, non se l'è mica inventato. Ma guarda che i bambini di 3-4 anni sembra che siano contornati, perché questo mondo è reale, è vero. I bimbi di Fatima l'hanno visto. Ma chissà che i nostri figli, o chissà che anche noi, che poi magari ci è passato di mente, eravamo troppo piccoli, ma quando siamo puri di cuore, innocenti, chi lo sa che non viviamo il mondo di Dio più di quanto non immaginiamo. Comunque questo episodio è realmente successo. Il Luca, si chiama Luca il ragazzo, può darsi se lo ricordi ancora. Bene, gli angeli noi quasi li ignoriamo, tant'è che per i sacerdoti il giorno peggiore per fare le prediche sono il 29 settembre e il 2 ottobre. Il giorno degli arcangeli, gli angeli custodi, non sanno cosa dire. Perché non c'è un'esperienza di questo mondo angelico, non si sa cosa dire. Ma è possibile se sono i nostri amici, sono invocati? Bene, a Fatima noi riceviamo delle informazioni sul mondo angelico. Allora, prima cosa appaiono, mi piace anche quell'apparizione in silenzio del 1915, delle figure vedono, sono angeli e stanno in silenzio, come a dire ci siamo. Ci sia, piacerebbe anche a me vederli, domattina esco, le figure lì, non importa che dicano chissà che cosa, ti accompagniamo in santuario, bello no? Ma devo vederlo. Poi anche parlano, sono l'angelo della pace in prima guerra mondiale, questo vuol dire che la pace viene dall'alto, la pace viene da Dio. Regina della pace, prega per noi. Pace vera, intendiamo, quella duratura, quello che è il rapporto di amore tra noi uomini, viene dal cielo. C'è un angelo che è della pace, cioè sto dalla pace, dalla parte di Dio. Chi sta dalla parte di Dio porta pace. Va bene? La pace vera. Dice la lettera agli Efesini, egli parlando del Cristo è venuto ad annunciare la pace a voi che eravate lontani, pace ai vicini e pace ai lontani.
Quindi la pace viene da Dio. L'angelo è un riflesso della pace che viene dal cielo, cioè ci dà la pace di Dio. Dice anche Gesù: l'ultima cena vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ce l'avete voi l'angelo della pace? Poi vi do delle informazioni importantissime, cioè ce le dà Dio, vieni, vieni, ce le dà Dio le informazioni. Ci dice che c'è un angelo che ci dà la pace, esiste un angelo della pace. Allora vi do un suggerimento: quando non avete la pace, potete invocarla da Nostro Signore direttamente, va bene, potete invocarla anche dalla Madonna, ma se abbiamo degli angeli e uno si chiama angelo della pace, ma facciamolo lavorare un po'. Ma guardate che mentre dico queste cose mi do colpa a me stesso, perché io non lo faccio lavorare mai l'angelo della pace. Il demonio invece mi dà inquietudine. Allora se invocate l'angelo dell'inquietudine, peggio per voi, non vi lamentate. O se non lo invocate, vi viene addosso, sentite inquietudine, sentite sgomento, sentite quello che volete, invocate l'angelo della pace. Questa è la seconda informazione. Allora la prima è: ci sono. Secondo, angelo della pace. La terza informazione è che l'angelo è un adoratore formidabile, ma quando appare, sembra che i bambini all'inizio non dica niente, le missioni era dopo, però è una si mette ad adorare, si prostra, dice di adorare Dio, appare con l'ostia consacrata e fa questi gesti continui di adorazioni solennissime, si genuflette, si tira su. L'angelo adora Dio, è un adoratore straordinario, crea un clima di adorazione. In che modo lo crea? Prostrandosi. Ma lo vogliamo fare questo gesto o non lo vogliamo fare? Gli orientali lo fanno molto più di noi. La Chiesa ortodossa fa continue prostrazioni, se vedono le nostre genuflessioni si mettono a ridere. A volte c'è una genuflessione, e se buttare la frase in chiesa, ma ci sono genuflessioni queste fare. A me piacerebbe fare la genuflessione, beh, un genuflettice con il ginocchio, ma se uno facesse proprio una prostrazione con tutte e due le ginocchia, con la fronte a terra, poi si tira su tre volte, cosa diresti? Esagerato, un po' troppo. Ora nella Chiesa, nei confronti del Santissimo Sacramento, ma lo vedo anche in certi nostri consacrati, entrano in Chiesa come se niente fosse. Tu entri, ti siedi, così come se niente fosse. Ma c'è il Santissimo Sacramento o non c'è? L'angelo fa mica tanti discorsi, ma fa dei gesti in continuazione, delle prostrazioni profondissime. L'uso del corpo. Non dobbiamo vergognarci. Perché abbiamo questo rispetto umano davanti a chi poi? Davanti a chi? Di questo dobbiamo vergognarci di chi? Abbiamo un corpo, dobbiamo usarlo. L'angelo insegna a usarlo, è la prima ascesi che fa. Poi, altra informazione che ci danno gli angeli, una preghiera tutta intessuta delle virtù teologali. Qui non fa tante richieste. Mio Dio, credo, adoro, spero, amo. Credo che adoro, vabbè. Spero, amo. Quali sono le tre virtù teologali? Fede, speranza, carità. L'esercizio delle tre virtù teologali. L'angelo esercita le tre virtù teologali per entrare in rapporto col divino. Va bene? L'atto quindi è accompagnato da un lato esteriore, accompagnato dal lato interiore. Il corpo si prostra tre volte e interiormente adorare, cioè amare, credere, sperare. Quarta nozione. L'angelo è un intercessore, prega per il Portogallo e dice che con la preghiera possono attirare la pace sulla vostra patria. Insegna a pregare per i peccatori. Vi faccio notare, non c'è una parola di condanna, non c'è una parola di critica,
Non è che dice, guardate, siete messi male, il mondo è pieno di peccatori, e che non li condanno, cioè è un dato di fatto, ci sono, ma voi potete fare qualcosa. Il Signore ha dei grandi progetti su di loro. Bene. Egli allora, per riparare questi peccati, fa quello che gli uomini non fanno, cioè l'angelo, L'angelo non può fare degli atti di mortificazione col corpo, non ce l'ha, però fa atti di adorazione, cioè insegna che la riparazione da parte degli angeli si fa con l'adorazione. Guarda che sono cose grosse queste. Quando io faccio l'adorazione insieme agli angeli, partecipo alla loro missione. L'importanza dell'adorazione non si finirà mai di parlare. Io facendo l'adorazione mi unisco alla riparazione che gli angeli fanno sul peccato dell'uomo. Bene. Poi l'angelo si volta verso di loro e dice: finalmente avete una missione. Pregate così, i cuori di Maria e di Gesù accolgono le vostre preghiere. Quinta funzione, sono maestri di preghiera. L'angelo insegna a pregare e dice: pregate così. Beh, insomma, come maestro di preghiera mi sembra buono, no? Ci fa capire che le preghiere sono accolte dai cuori di Gesù e di Maria. Bello vedere uniti i cuori di Gesù e di Maria. Mi viene da pensare, ma noi abbiamo questo potere così grande sul cuore di Dio, la nostra partecipazione, questo messaggio centrale a Fatima. La Madonna chiede la partecipazione a questi bambini per la liberazione del peccato degli uomini, per la pace del mondo, contro la guerra, come a dire che loro hanno una funzione possibile verso gli uomini. E qui vi faccio l'esempio, che molti di voi sanno già perché lo faccio sempre, di Suor Josefa Menéndez, quando a cui Gesù chiede di pregare per tre sacerdoti, una suora spagnola, vissuta in Francia, e dice: prega per questi tre sacerdoti che sono lontani da Dio. E questo fa dei sacrifici, preghiere, eccetera. Poi Gesù appare di nuovo e dice: ma sì, fanno meglio. Allora Giuseppa continua a pregare, eccetera. Gesù dice: ce l'abbiamo quasi fatta. Appare poi ancora di nuovo, nel frattempo questa viene calunniata dalla madre superiore, accetta tutte le penitenze, eccetera, e Gesù alla fine appare e dice: Giuseppa, ce l'abbiamo fatta. Quei tre sacerdoti sono tornati a Dio. La mia domanda è questa: ma Gesù ha bisogno proprio delle preghiere di questa suor Giuseppa per dare la grazia a questi tre sacerdoti di tornare in grazia di Dio? Ha bisogno proprio di quella suora? Da solo non ce la può fare? La risposta è evidentemente: non è che non ce la possa fare, non vuole farla, o meglio, vuole farcela insieme a quella opera minima, se si vuole, alla suora. Mi viene in mente il Cireneo. Gesù poteva arrivare in cima al Calvario da solo, certo il padre poteva dare un surplus di forza in quel momento, ma non ha voluto fare il supereroe. Cioè, è così, Dio ha voluto avere bisogno dell'opera di un uomo che, guardate, ha fatto ben poco il Cireneo rispetto a Dio, perché ha portato, lui stava bene in fondo, ha portato un pezzo di strada a sta croce, ma senza il Cireneo Gesù non sarebbe arrivato su. Allora viene da dire: l'opera la fa Dio, 99, ma a 100 non ci arriva, cioè vuole, non arriva. Quell'uno lo chiede a te. È venuto qui dai pastorelli Dio, attraverso, prima adesso la Madonna, ma adesso è l'angelo che parla, e chiede: volete fare quell'1%? Volete fare quel pezzetto? Il risultato è straordinario: la salvezza dei peccatori, la fine della guerra, la pace del mondo, la salvezza dei peccatori. Questi dicono di sì. E qui l'angelo ci dice il potere che noi abbiamo, il punto ultimo della nostra missione. Anche se siamo peccatori a nostra volta, intendiamoci, Dio chiede a te: vuoi intercedere per i peccatori? Tu non dire: ma sono un peccatore io a mia volta, non riesco neanche a intercedere per me. No, Gesù non fa tutti questi discorsi. Chiede: vuoi intercedere per il mondo, per i peccatori?
Santa Teresa Gesù Bambino disse di sì e disse: io voglio essere come il salvagente, dove tutti gli uomini si attaccano per non annegare, tutti gli uomini. E Santa Veronica Giuliani cosa diceva? Io voglio essere la mezzana tra Dio e il mondo, tutti il mondo, quindi non aveva mica delle ambizioni da poco, tra Dio e tutta l'umanità, questa donna, Santa Veronica Giuliani. Cosa aveva di così straordinario? Niente, era una donna come voi, nata anche lei nel peccato come Adamo ed Eva e come ciascuno di noi, forse lei ha più fede. Cioè anche lei era toccata dal fatto che poteva avere questo tipo di missione. Bene, quasi finito. Seconda, quindi sono già 6 informazioni che abbiamo avuto, non so se ve le siete segnate. Nelle seconda apparizione l'angelo interviene e dice: cosa fate? Sembra che vi sgridi. Non vi sembra che vi sgridi? Cioè le esigenze di Dio sono impegnative. Possiamo chiedere questo ai bambini? Si può essere così esigenti con i bambini? Risposta: soprattutto con loro, perché i bambini, come hanno fatto a Fatima, se dicono di sì, se capiscono, lo fanno senza tirarsi indietro. Ho un dossier che, se ho tempo, ve lo leggo, che si intitola La santità dei bambini. Ci sono dei bambini, ne ho una 20 di nomi, che hanno fatto delle robe, ma con la semplicità del cuore, morti a 7, 8, 10 anni, martiri. Sono andato a Modena lunedì, c'era San Beato Rolando Rivi, era proprio quel giorno lì, morti martiri, con delle espressioni, ma lo vedremo se ci sarà tempo. Sta di fatto che possiamo chiedere ai bambini queste cose, essere come dire, esigenti nell'unirsi a Dio. Qui si apre tutto un altro filone, come vengono educati i nostri bambini, specialmente nel nostro mondo oggi. Ai bambini sono più recettivi, tendono naturalmente a credere a quello che gli dice la mamma e il papà. Tendono a credere, non fanno tante obiezioni. Obbedire è un altro discorso, però a credere sì. Per cui se la mamma li imposta in un certo modo, sì, lo credono, è così. E si impegnano. Se invece da bambino metto delle menzogne, poi non si raddrizzano più, tutto si gioca nei primi anni. Questo, io non sono un esperto di pedagogia, ma è così, è così. I bambini sono i grandi collaboratori di Dio. Qui abbiamo il nostro Andrea Coppari, che sarebbe bello anche interrogare, perché lavora proprio su questo mondo, il mondo dei bambini, dal punto di vista legale e giuridico, ma sarebbe interessante, ha una grande esperienza di questo mondo dei bambini. Ma sarebbe interessante davvero sentire la tua opinione. L'angelo dice: i cuori di Gesù e di Maria hanno dei grandi disegni su di voi, hanno una grande missione, cioè un grande impegno: offrire preghiere e sacrifici, preghiere e sacrifici. Questo binomio è importante. Anche San Pietro Crisologo, nella lettura della Quaresima che facciamo il martedì della terza settimana, vediamo chi lo sa, seconda lettura dell'ufficio, martedì terza settimana di Quaresima. Coraggio, chi è che fa l'ufficio di voi? Tutti? San Pietro Crisologo, cioè dice questa cosa, appena ve la dico ve la ricorderete. Mi sfugge anche a me. No, invece la dico, invece me la ricordo. La preghiera di digiuno e misericordia. La preghiera bussa. Il digiuno ottiene. La misericordia, non so cosa fa, realizza. Comunque, di fatto, la preghiera bussa e il digiuno ottiene. Il digiuno, che è la penitenza, è sempre, né più slegato dalla domanda, dalla preghiera. Bene, ultimissimo punto, l'angelo dice: Dio è offeso dai peccati. La domanda: a Dio si può offendere? Se io faccio un peccato, Dio si offende? Se io dico una parolaccia a uno di voi, o lo calunnio, insomma, qualsiasi cosa, quello si offende, cioè si risente l'offesa, si sente offeso. Dio si sente offeso?
l'uomo può avere il potere di offendere Dio. Tant'è che nelle ultime versioni dell'atto di dolore la parola "ho offeso Dio" l'hanno tolta. Sapevate? Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando meritati poi costini. E molto di più perché ho offeso te. E non c'è più, non c'è più. Nelle ultime versioni, perché ho offeso te, non c'è più. Non c'è neanche? Ha tolto anche la parola castigo. Castigli. Questo non me lo ricordo, che poi il castigo. Meritati i tuoi castighi non c'è più. Comunque non c'è offeso te. Ma c'è nel Trentino Alto Adige, a parte questo, c'è anche una statua di San Michele Arcangelo, avete presente? Che col demonio sotto, gli hanno tolto la spada. Perché aveva la spada da dare al drago sotto. Messo un olivo. Appunto, gli hanno messo un olivo, ma non ci deve essere la spada, l'angelo. Povero San Michele Arcangelo, gli hanno tolto la spada. Siamo arrivati alle barzellette, qua, le barzellette. Però di fatto questa parola "ho offeso te infinitamente buono" l'hanno tolta. Come a dire, ma lui può offendere Dio? Dio può essere offeso? La risposta è semplice. Se Dio è amore, l'amore ferito, chiamatelo come volete, un amore offeso. Io non parlo dei sentimenti di Dio, quelli ci saranno nel cuore del corpo che è la Chiesa, non lo so, ma se io amo molto una persona e questo non mi risponde, offende il mio amore. Quindi chi molto ama molto si espone anche a essere offeso. Siccome Dio è amore ed è amore infinito, la sua sofferenza sarà anche infinita. Certamente Dio soffre, certamente l'amore respinto è molto doloroso. Provate la vostra esperienza. Avete mai avuto, vissuto un respingimento di uno voi che amavate, questo vi respingeva? Si soffre molto quando uno vi respinge. Come diceva Padre Pio, amore è sinonimo di amaro, ma lo diceva perché si sa che quando si ama ci si espone molto alla sofferenza. Per uno che vive adesso nel Botswana, io non soffro, perché se mi dicono è morto John Brown nel Botswana, sì, vabbè, non soffro, io non lo conosco, non lo amo, non è un limite. Si dicono è morto tuo figlio, è morto tua moglie, tuo marito, cose diverse. Va bene, io vorrei andare sulla comunione. Vabbè, quello della patria. L'angelo Portogallo, faccio un inciso, una parentesi, mi piace che ci sia l'angelo Portogallo perché per me, non so per voi, ma la patria è un valore, è un valore. Dal 68 in poi non è più un valore. Il soldato che andava a fare la guerra per difendere l'Italia ci credeva, perché io devo morire per difendere che cosa? La Patrizia Venturini che sta a Massa Lombarda e fa le lasagne e le tagliatelle, questi qui vogliono invadere, mandano il soldato a difendere te, ma il soldato muore, se tu voi sentite tutte le canzoni dei soldati, eccetera, per difendere quelli che... gli italiani. Voi mi dite, ma la guerra non ci deve essere, la guerra qua, la guerra è sempre un castigo di Dio, intendiamoci, ma la patria è un valore, secondo me, sta di fatto... è un tale valore che ognuno c'ha l'angelo, perché la patria è un insieme di tradizioni, è un insieme di cultura, e senza ogni terra ha un volto proprio, ha un suo valore. Benissimo, non è il mondialismo che appiattisce tutto con internet, siamo tutti uguali, e no, non mi sento tutti uguali, ma non vuol dire che sono meglio o peggio, mi sento diverso, mi sento di avere un volto diverso come italiano rispetto un francese, un portoghese, non lo so, ma è un'offesa questo. Non si può dire, perché oggi forse non si può dire questo, io sono diverso da te, ma guai mai, cioè. Ma ripeto, non è nemmeno di peggio, semplicemente ho un insieme di culture e tradizioni e ho il mio angelo. Ultimo punto e poi finiamo davvero, cioè la comunione. Prima che arrivi la Madonna, questi fanno la comunione. È un ulteriore innalzamento. Dopo tutte queste informazioni, dopo la presenza dell'angelo, ecco l'ultima cosa, il corpo di Cristo, che è il culmine,
La comunione che i bimbi fanno vale più del fenomeno del sole del 13 ottobre, che verrà molto dopo, perché il sole è una cosa geografica, bom, bim, bom, vedono il sole che si muove, ma poi non si convertono. Nessuno si converte quando vedono il sole. I 70.000 che videro il sole non è che il giorno dopo andarono in confessionale. Chi credeva, credeva, chi non credeva, continuò a non credere. La Madonna diede questo segno per dire sono veramente io, però di fatto non è quello che converte. Quindi un'Eucaristia sola vale più del fenomeno del sole. Come disse il padre Barsotti quando venne il terremoto in Messico, il giorno dopo andò a fare lezione, lui insegnava teologia sacramentale, e disse: padre, è venuto il terremoto, sono morti tanti. Siccome parlavano, sono morti qua, sono morti. Il terremoto è ben brutto, Lui alla fine disse: ma cosa sono 10.000 morti nei confronti di una sola Eucaristia? Per questa frase ancora un po' lo prendevano, lo buttavano giù dalla collina come facevano gli spartani, perché ma come? Cioè, c'è il terremoto, sono morti tutti sotto le macerie. Non è che lui negasse o dicesse non provo niente, ma metteva la bilancia, una sola Eucaristia, cos'è nei confronti di una morte anche improvviso violenta. Va bene, una sola Eucaristia, diceva il padre, basta farci santi. I cuginetti fanno la prima comunione lì e sono pronti per la loro missione. Per vivere la missione devono essere uno col grande mediatore. Ci abbiamo un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Per vivere la funzione di mediatore, che dovranno vivere quando la Madonna arriverà, devi essere un alter Christus. Impressionante l'immagine del sangue che gocciola. Qui è una cosa seria. Il sangue gocciola. Ogni volta che io faccio la comunione mi unisco a Cristo mediatore. Anche tutti voi l'avete fatta oggi? Vale lei? Il 99% l'avete fatta? Benissimo, vi siete uniti a Cristo mediatore. È come se il Signore facesse riecheggiare: siete pronti adesso per la comunione? È uno scenario terribile. Il cuore di Dio è oltraggiato, ci sono sacrilegi, egli è offeso da uomini ingrati. Dall'altra parte c'è l'amore infinito di Dio. L'oltraggio non è solo la bestemmia al nome di Dio, ma è anche l'ateismo, il rifiuto di Dio. Questo è il peccato del XX secolo. Come Dio vincerà? Lo vedremo nelle prossime puntate. Cioè, quando la Madonna dice, con il mio cuore immacolato, ma i bambini sono i primi che lo accolgono, che dicono sì, noi ci stiamo. E da quel momento la battaglia inizia.